È stato raggiunto dopo una lunga trattativa l'accordo che evita il licenziamento dei 140 dipendenti della Romi ex Sandretto grazie alla proroga della cassa integrazione in deroga fino al 13 settembre. In questo modo potrà proseguire la trattativa con la cordata di imprenditori interessati a rilevare l'azienda. Abbiamo portato a casa un risultato importante, è stata premiata la costanza e la tenacia ad oltranza della Regione e la voglia di scommettere sul futuro dell'azienda e degli operai. Commenta l'assessore al lavoro della Regione Piemonte Claudia Porchietto dopo una trattativa condotta in prima persona dalle 12 dell'altro ieri. C'è grande soddisfazione, commenta il presidente Roberto Cota, per l'ottimo lavoro fatto e per la soluzione di una vertenza lunga e difficile che la Regione ha seguito fin dall'inizio. Il nostro pensiero è sempre stato indirizzato ai lavoratori e alla salvaguardia dell'occupazione. Il Piemonte deve continuare a puntare sulla propria vocazione produttiva, mettendo a frutto le sue numerose eccellenze e una storica cultura del lavoro. La richiesta della cassa in deroga fino al 13 settembre, ha aggiunto Porchietto, fornirà il tempo necessario a Romi per poter affinare le condizioni per la cessione del ramo d'azienda alla cordata di imprenditori che ha prodotto un'offerta vincolante. Confido che ora in tempi brevi si possa offrire tranquillità ai lavoratori della Romi e alle loro famiglie. Ormai infatti siamo di fronte ad una crisi simbolo per il Piemonte. Anche Vittorio De Martino, segretario generale della FIOM Piemonte, giudica positivamente l'intesa perché consente di evitare licenziamenti e di non fermare la produzione nonostante i pesanti oneri economici per i lavoratori.